Benvenuti a questo nuovo appuntamento delle interviste dell'Ordine delle Professioni Sanitarie di Roma e Provincia. L'approfondimento di oggi è dedicato a una professione affascinante e molto delicata, è quella del tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Saluto innanzitutto il responsabile comunicazione dell'Ordine di SRM PSTRP di Roma, Emanuele Fiorito, e do uno speciale benvenuto al presidente della CDA, Salvatore Scali, e alla dottoressa Alessandra Capelli, direttrice didattica del corso di laurea in TFCPC della Sapienza e dirigente tecnico sanitario del servizio di circolazione extracorporea del Policlinico Umberto I. Mi preme sottolineare che la dottoressa si è laureata in questa scuola nel 1982 e questa è la prima scuola italiana per tecnici di cardiochirurgia, quindi un istituto particolarmente importante. Ora lascio la parola ad Emanuele Fiorito per una breve introduzione e per la prima domanda. Grazie Giovanni, grazie a tutti gli ospiti per essere qui con noi in questa finestra informativa. Un importante momento di confronto tra noi, ma soprattutto di informazione sia verso gli iscritti che verso i cittadini. Anche voi tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare non vi siete mai fermati durante la pandemia, continuando a svolgere con professionalità e senso del dovere il vostro lavoro nelle strutture sanitarie. E proprio al presidente, il dottor Salvatore Scali, voglio domandare come sta andando il lavoro in questi primi mesi di Commissione Talbo, quali criticità avete trovato e le prospettive per il futuro. Sì, grazie, grazie moltissimo, dottor Fiorito. Io volevo ringraziare il dottor Fiorito particolarmente per questa, secondo me, straordinaria iniziativa che ci vede comunque protagonisti e ci vede vicini a tutti i nostri iscritti. Poi permettetemi di ringraziare sentitamente i miei colleghi, in particolare il vicepresidente, il dottor Andrea Grottola, che si sta dando molto da fare nell'ambito della comunicazione, in particolare anche per questo evento, e quindi a lui dobbiamo tutto, diciamo, l'impegno che ci sta mettendo. Dunque, io vorrei brevemente soltanto sottolineare la grande responsabilità che sentiamo come prima commissione d'albo dei tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di Roma e provincia. Indubbiamente per noi è stato un grande passo, e speriamo che sia un successo questo obiettivo, no? Quello di aver raggiunto una commissione d'albo per i nostri professionisti nella nostra città. Indubbiamente le attività sono molteplici, ci siamo resi conto che era tutto da costruire, tutto nuovo, non esisteva nulla, e naturalmente attraverso l'ausilio del consiglio direttivo abbiamo intrapreso insieme alle 19, alle 18 professioni sanitarie una serie di, diciamo, di impegni per costruire con dei gruppi di lavoro per area tematica, con i colleghi delle altre professioni sanitarie stiamo costruendo tutto, quindi dai regolamenti di base alla formazione, alla comunicazione e anche al controllo dell'abusivismo di esercizio della professione. Tutte queste attività chiaramente sono in essere e stanno per essere completate o comunque in via di sviluppo. Io sono convinto che il nostro impegno sarà enorme. Sono anche convinto che abbiamo già portato dei risultati. Per esempio, nell'ambito della formazione abbiamo ottenuto di creare una graduatoria che possa formare dei commissari di laurea fondamentale nella selezione come commissari di laurea per le lauree dei nostri colleghi che si lavoreranno. E quindi questo è già un passo importante. Nell'ambito dell'abusivismo abbiamo già individuato due situazioni particolari che stiamo curando insieme al consiglio direttivo, al presidente e naturalmente al studio legale. Questo sarà un altro passo importante. E poi indubbiamente ci sono tante altre cose che dovremmo fare, che vorremmo fare. Io dico questo, voglio aggiungere questo, che indubbiamente lavorare con 18 professioni sanitarie, tutte completamente diverse, è un impegno ma anche un grande stimolo. Io lo dico personalmente e sono convinto che sia così. Sicuramente, anche se ci sono delle professioni sanitarie completamente diverse dal nostro background culturale,
però indubbiamente è stimolante lavorare con altri colleghi di altre professioni, perché porterà tantissimo, sarà convinto di questo. E poi spero in una collaborazione fattiva con il consiglio direttivo, perché è fondamentale il lavoro che svolgiamo noi Commissione d'Albo insieme, in sinergia con il consiglio direttivo. Questo è l'obiettivo che ci poniamo come Commissione d'Albo. Grazie Presidente, insomma tanti impegni, tante cose fatte e tanti impegni per il futuro, quindi sicuramente non ci si annoierà. Adesso con la dottoressa Capelli invece parliamo di formazione, che è un tema molto caro all'ordine, insomma ovviamente si parla dei professionisti del futuro, quindi molto importante. Abbiamo detto prima dell'importante curriculum della dottoressa, e a lei voglio chiedere proprio come si è evoluta dal punto di vista formativo la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, e quali cambiamenti dal punto di vista della formazione universitaria, diciamo, si prospettano per il futuro. Grazie dottor Cedrone, un saluto a tutti voi presenti e anche a coloro che ci ascoltano, a tutti i colleghi. Ritengo che debba assolutamente ringraziarvi per questo invito, che desidero onorare celebrando un passaggio epocale nella nostra formazione, che nasce dal 1972, prosegue negli anni 80 con l'istituzione dei diplomi universitari ed esita poi nella creazione dei corsi di laurea nell'anno 2003. Personalmente in questi 17 anni ho avuto l'opportunità di svolgere la direzione didattica contribuendo alla strutturazione del piano formativo, e posso testimoniare una configurazione del nostro corso di laurea secondo l'expertise propria del profilo professionale. Ho considerato una svolta la legge 270 del 2004, perché introduceva la figura del direttore didattico quale docente appartenente allo specifico profilo professionale, e cui assegnava anche la responsabilità del tirocinio clinico con la supervisione dei tutores professionali appositamente formati ed assegnati. Giacché l'esito del tirocinio triennale attraverso la prova pratica in seduta di laurea la definisce professionalizzante, ovvero abilitante alla professione, ne discende che questa prerogativa sia connotata dalla centralità della figura professionale responsabile del tirocinio. Tale sillogismo mi ha ispirato a considerare la rilevanza del tutor clinico, il cui ruolo si evolve a protagonista del percorso formativo, se, come ho potuto realizzare nel nostro corso di laurea, viene declinato sistemicamente, ovvero anche a docente e fino al relatore di tesi di laurea. Vorrei anche sottolineare l'importanza conferita al tirocinio clinico e ai tutores con la introduzione da parte della legge 270 dei laboratori professionali, e con la elevazione dell'esame di tirocinio al medesimo rango degli altri esami di profitto del piano di studi, connotandolo peraltro dell'aspetto di propedeuticità. Ora, questa rievocazione del passato e del presente diventa per me anche suggestiva dei possibili obiettivi da raggiungere per il futuro. Innanzitutto auspico che venga superata la disomogeneità tra i vari corsi di laurea nazionali sugli standard di svolgimento di tirocinio, sia in termini di quantità che di contenuti. Considero altresì utile omogeneizzare i criteri di valutazione attraverso gli esami annuali di tirocinio, così come la cosiddetta circolare Giannetta già prevede per la prova finale di abilitazione. Inoltre, in ragione del peso specifico del ruolo di tutor, ritengo necessaria una formazione istituzionalizzata per tale figura ed opportuno anche un trattamento economico quale riconoscimento del profilo di responsabilità. A tal fine, in questo Ateneo avevo partecipato nell'anno 2010 alla istituzione di un master in tutorato clinico per le professioni sanitarie,
che dopo due edizioni non ha più avuto seguito, perché sappiamo che nelle aziende sanitarie tale figura non è riconosciuta. Infine, a completamento della qualificazione formativa, sottolineo l'opportunità di presidiare le peculiari competenze professionali attraverso l'istituzione di un settore scientifico-disciplinare dedicato ai contenuti tecnico-professionali specifici della nostra professione. Mi auguro che la funzione dell'ordine di tutela dei cittadini e dei professionisti sanitari possa intercedere presso gli enti preposti per facilitare il perfezionamento di un iter tanto complesso. Vi ringrazio. Grazie dottoressa, ha elencato tanti temi molto interessanti e magari ci sarà occasione in futuro di approfondirli. Emanuele, se non ci sono domande, io ringrazio gli ospiti e do appuntamento alla prossima video intervista. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero. Grazie a tutti, grazie ancora dell'invito.